Momento ragazzi, bentornati in questo bellissimo episodio di Chaser. Lo so, mi ricordo che cosa ho detto alla fine dell'ultimo episodio. Ci ho riflettuto e alla fine ho detto: è un nuovo livello, speriamo che non sia fatto male come nell'ultimo episodio. Per cui proviamoci. Siamo nel nuovo livello, quello del Lighthouse, e vediamo un po'. After beating the waterworks, the remnants of the raiders withdrew here. There's no way to get through. Do you see that old lighthouse? From there, you and your sniper rifle will make sure that we pass without problems. When we get through, you'll join us, taking the wet road. Yeah. The wet road is the fastest way to get from the lighthouse to the docks. My people frequently use it if they want to get to the docks unobserved. It leads through the ship cemetery. There are small radio beacons at the bottom that react to a specific frequency. How will I find the first one? My people use a torpedo, which has a beacon detector. You will find it at the rear entrance to the lighthouse. Okay, I'll go for it. Expect my signal. Perfetto. Allora, intanto faccio un salvataggio. Già subito. Allora, questo è un nuovo livello. Abbiamo il fucile da cecchino, che tra l'altro sto notando che è lo stesso di Counter-Strike. Però Counter-Strike è vecchio, tipo di una vecchia versione. Ne hanno fatti 80 miliardi di Counter-Strike. Però abbiamo il cecchino, tra l'altro, mirino zoomabile tranquillamente. Anche se mi sa che ovviamente non è un simulatore, quindi il colpo sarà sicuramente diretto, anche perché è un... Anzi, in realtà non l'ho mai detto. Chaser in realtà è un FPS arena. O almeno c'ha elementi. Orco, orco. C'ha elementi da FPS arena. Porca miseria, che rinculo che c'ha. L'ho abbattuto, sì. Ma c'ho solo questo? No, ok. Porca, quante armi c'ho? Alla faccia dell'FPS Arena. Cioè, quante armi c'ho? Allora, c'ho. Vabbè, il coltello, la 1911, c'ho il Mac 10, c'ho. Cos'è sta roba? Cos'è l'M. Cos'è un MP5? Cos'è? Vabbè, c'ho due mitragliette, poi ovviamente l'M4 che non può mancare, abbiamo il fucilozzo a pompa, abbiamo il nostro fedelissimo Famas con il lanciagranate incorporato, abbiamo... Cos'è? Cos'è il lanciagranate singolo? Addirittura. E poi il fucile da cecchino e ovviamente le granate, solamente due però. Vabbè, utilizziamo il Famas. Anche in realtà con il cecchino possiamo sparare dalla distanza, quindi potrebbe essere utile, no? Lì vedo un'armatura. Ok, va, che rinculo però, eh. Cazzo, mi ha preso. Ma mi ha preso quello là? Oh merda. Porca miseria. Beh, bello, però ho un one shot. Vai, ricarica. Però one shot, sto fucilazzo a pompa. Non male. Maledetto. Allora, lì c'è la chiazza di sangue, ma l'ho ammazzato? Non si capisce. Non riesco a capire se l'ho preso o no. Allora, da quel che ho capito,
devo superare o accedere a un cimitero di navi, delle navi, tipo, se ho capito bene. Mi sembra di sentire dei passi. E infatti, porca vacca. Infatti ho sentito bene. Ora, lì ho visto delle scale, però aspetta che voglio liberare l'aria prima, sai com'è? Sicuramente ce ne saranno altri. Anzi, già che ci sei, ricarica, va. Così almeno siamo pieni. Io sto cercando di capire di sentire dei passi, però dice. Dove cazzo si è sbucato? Dove sono sbucati questi? Dove sono sbucati questi? Che non c'erano prima. E che mi sono guardato attorno. No. No, Der, tua sorella. Spero molto che era lui. Ok. Salva, salva. Allora. Forse non abbiamo liberato tutta la zona qua, ma questa parte secondo me sì. Quindi andiamo qua su perché c'è un'armatura. E ho 16 di armatura e ben 78 di vita, quindi forse sarebbe anche il caso, sai com'è. Ok. Ah, sono salito su una gru. Allora, quella è il lighthouse e dobbiamo entrare dentro lì. Aspetta, tra l'altro, vediamo i nostri obiettivi. Ho bisogno di trovare un modo per. Vabbè, ho una strada, una via per entrare nel lighthouse. Ho visto del movimento lì o sbaglio? Cos'è? C'ho le allucinazioni? Cazzo. Sì, questo dovrebbe essere tipo un porto, ma è un porto messo così proprio, cioè. È un po' strano. No, no, ho visto troppo lì. Ho visto tante cose e pure brutte. Mi fai esplorare un attimino, che voglio capire qua. Poi ci sono ste cose. Guarda la fiammella che ti segue. Niente, mi sa che è l'unica strada. Perché lì sì, ci sono delle scale, ma ti porta là sopra. E là sopra mi sa che non c'è niente. Porca miseria, quanto odio ste porte che si chiudono da sole. Oh, perché non ti apri più? Cazzo, possono sbucare pure in alto. Porca miseria, c'è tutto rotto. Porca di. Che spavento! Cazzo, mi è partito via il mouse e ho sparato una granata.
per lo spavento. Cazzo fai? No, 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 aspetta, no, io non posso giocare così, aspetta. No, io non posso giocare così. Cazzo, che colpo. Cioè, ma manco se stessi giocando a un horror. No, 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 no. Cioè, no, no. No, chiariamoci subito. Allora, io non mi fido. Porca vacca, se lo sapevo. E non ho... Bello il sangue che cola. Questo è un dettaglio interessante. Porca, se lo sapevo, però... Mi sono preso un colpo lo stesso. Ma qui è la strada giusta? È la strada giusta? Se è la strada... Allora, se questa è la strada giusta, allora ritorniamo indietro, perché c'era un'altra via prima. Porca vacca, se ti odio. Vedi che c'è una porta là? Anche lì però. Ma quante porte ci sono? Ah, questa è chiusa. Ah. È un'altra porta. Ecco. Vi ho visto dalla fessura. In tre? In tre erano. Io ne avevo visti due però. E lì si prosegue. Si prosegue da qua. No, io ho una paura terribile che mi arriva uno dall'alto qua. Guarda, vedi che è tutto aperto. Sicuro. Guarda, io ci scommetto quello che vuoi. Anzi, ci scommetto il mio PC nuovo, che qua sopra prima o poi apparirà qualcuno. Non qua qua, però in giro, visto che anche per di qua vedi che c'è il soffitto rotto, prima o poi qualcuno qua sopra ci falcerà malissimo. Ci scommetto il mio nuovo computer. Ma questa è... Quella è chiusa, vabbè. Andiamo per di qua, che c'è un'altra porta. Due porte. No, io c'ho una paura terribile qua, che cazzo. Ah, è chiusa. Qua? Chiusa. Sì, ma io non... O guardo così... O guardo in alto, non... Mi posso sdoppiare. Io non ne so più dov'è la strada giusta, comunque. Che qua ho visto che qua si continua per giunta. Cos'è sto posto? Merda! Stop him! L'ha aperto lui la porta, giuro. No, so che ce n'è un altro. Lo so che ce n'è un altro. E sto anche per finire le munizioni. Allora, se cosa usa... Porca vacca! Cosa ho detto?
cosa ho detto? Sapevo che non era da solo. E infatti, come si voleva dimostrare. Sì, perché 36 di armatura, quindi prendila. Ah, sono questi i rider di cui parlava. Allora, visto che siamo al chiuso, direi che il pompa è l'ideale. Quali mission goal non si sono ancora updatate. Qua è chiuso. Qua è chiuso. Sì, ma quante cacchi di porte? Uso la M4 perché la FAMAS sta avendo troppe poche munizioni, quindi non ne voglio rimanere senza. Quindi per un po' usiamo l'M4, che comunque l'M4 è abbastanza potente, non quanto il FAMAS, però anche l'M4 fa dei bei danni, ve lo posso garantire. Io non so più dove è la strada giusta. Beh sì, sono ritornato indietro e là poi alla fine ho visto che era tutto chiuso. Merda. Oh merda, no. C'è uno lì, aspetta. Due. Porca vacca. Mi devo mettere in testa che se vedo un nemico sono sempre in due. In due o in tre, sempre in gruppo da due o tre. È sempre così, in questo gioco non esiste un nemico proprio singolo da solo. Tipo anche quello là che mi sta sparando, sicuramente ce ne sarà un altro. Ce ne sarà un altro nascosto. E io qua come salgo? Aspetta, riesco a... Salva. Ok, non c'è una bella mira, comunque. Non parlare. L'ho preso? Ah, mi sa di sì, sono riuscito a prenderlo in qualche modo. Ma non è che magari... Ah, vedi? Io vado piano, sempre piano. Vacca, se lo sapevo. Dai, è il terzo, guarda, è il terzo là. Si è nascosto lì dietro quel paio di casse. Mannaggia il Gelflin. Guarda, che cosa ho detto? Sempre gruppetto di tre, due o tre. Cosa c'è? No! Questo da dove cacchio? Ma è apparso adesso? Perché altrimenti mi avrebbe sparato già da mille anni. C'è una porta, però è chiusa. Perché è tutto buio qua, tra l'altro?
Sto sentendo la tensione. Eccolo. Ah, sono pericoloso? Meno male. Meno male che te ne sei accorto. Stavo guardando in alto. No! Cazzo, mi ero incastrato. Guarda che sa... Vabbè, ma se non lo colpisco, però, giustamente. Vai. Allora, fermi. Fermi tutti. C'è una porta chiusa, mannaggia. Sempre, sempre chiusa. Ok, dammi un medikit, qualcosa. Piccolo. No, no, no. Uno è là, uno è là. L'ho visto chiaramente. Nasconditi, ricarica. Ammazzo quello prima. No. Senza entrare nell'area visiva di quello però. Morto? No, mi sa che è ancora vivo. Vabbè, facciamo fuori questo allora. Perché mi sa che quello là si è buggato. Non lo so perché. No. E mi sa che si è mezzo buggato però. Dov'è? È sparito. Perché si è spostato. Ok, morto. Che è il posto lì messo? Devo entrare qua dentro? Ma sei normale? Ma che poi, cioè, questa sarebbe acqua, cioè, hai visto l'acqua com'è? Sembra l'acqua di Vice City. Uguale, sembra proprio rubata. Ecco, punto di non ritorno qua. Allora, c'è una grande scala che porta quassù e un passaggio. Che facciamo? Proviamo a fucile a pompa, visto che siamo al chiuso. Qua è aperto e sicuramente... è la strada giusta. Qua... chiuso. Mi sa che qua siamo... più o meno verso l'interno del lighthouse. Non so il perché. Però mi sa che ci stiamo avvicinando. Porca vacca, non ho munizioni. Sto avendo pochissime munizioni. Usa il FAMAS, va. No! In quattro qua sono! Dov'è? Ho visto qualcuno, gli ho visto una sagoma, giuro. No! Mi è sembrato di vedere qualcuno qua. Ho le allucinazioni.
missioni davvero. Porca vacca. Ce n'è un altro? Solo lui. Ora, o ci sono le porte stregate, o lì c'è qualcuno e che ha aperto la porta. Sento dei passi. No, due. Dai, apri. Apri. Apri la porta. Apri la porta. Apri la porta. Non sparare. Ho detto aprire la porta, non sparare alla porta. Beh, è sempre lì, eh. Ma sei scemo, eh. Va bene, ci penso io. Cioè, non sei nemmeno capace di aprire una porta. Vergognati. Con che faccia sorridente poi. No, è chiuso. C'è un'armatura lì, guarda. E delle munizioni là. Porca vacca, è chiusa la porta. Che... Che cacchio? Allora, ricarica. Non so che cosa sia successo. Ho tipo droppato l'arma. E sali. Ecco, che cosa ho detto. Cosa... Guarda cosa ho detto, che mi avrebbero attaccato dall'alto. Cioè, ho scommesso il nuovo PC, eh. Il Winchester. Cosa? Cos'è sta zona brutta? Beh, bruttissima sta zona. Mi sento troppo scoperto. Aspetta. Aspetta, possiamo usare questo. Dove siete? Guarda, visto che siete in gruppetto... Beh, fa danno a quanto pare. Ma qua si riesce fuori, vero? Sì, è dove eravamo prima. Poco prima, sì. Dove c'era l'acqua di Vice City. Ok, un po' di munizioni. Mi ha dato l'M4 un po', vabbè. Che palle ste cazzo di porte. E porca vacca, se lo sapevo. Che c'era qualcuno qua. Allora, ma ormai non mi sorprendo più di nulla.
Però i colpi li prendo lo stesso, nonostante io già sappia che c'è qualcuno in una relativa stanza e la sua presunta posizione, però comunque... Ma cos'è sto posto? Tutto crollato così. Ok, qua siamo nella parte sopra. Praticamente. E sinceramente non so dove dovrei andare. Presumibilmente da qua, no? Credo. Punti di spawn proprio fatti benissimo, a regola d'arte. Chiusa. Ce n'è un altro? Ce n'è un altro qua? No. Però c'è un kit medico che a sto punto lo prendo, va. Anche se sono all'82, perché comunque non si sa mai. Proviamo per di qua. Questa dovrebbe essere aperta, immagino. No, chiusa. Però scusa, che cosa ci sono infilato a fare qua? Ah, ci sono anche dei polluttoni. Guarda che cosa sono entrato qua a fa. Ah, c'è un'altra porta. Ci ho visto la testa e ne ho visto pure un altro. Aspetta. Questo si sta avvicinando. Sì, perché ho sentito dei passi. Salva, salva 80.000 volte. Qua c'è una porta. Però aspetta, pure per di là. Perché c'è una roba rossa qua? Facciamo che ci torno dopo qua? Non lo so. Secondo me quella lì è la strada giusta, dove c'è quella cosa rossa, luce rossa, non ho ben capito. Anche qua aperto. Sicuramente ci saranno nemici, guarda. Salva. E io che cosa ho detto? Cioè, state diventando scontati. Cioè, nel senso, i posti dove si vanno a nascondere. Ma cos'è sta roba? Che sono ste robe? Guarda. Qua c'è una scala che porta. Ma quante strade ci sono? Quante strade ci sono? Io mi sto perdendo. Giuro. Ah, qua è chiuso. Io mi sto perdendo. Andiamo di là dove c'è la luce rossa adesso. Davvero, io non ci sto capendo. Cioè, i livelli... Ci sono troppi bivi per i miei gusti. Ma siamo dentro al lighthouse qua. Ah, è chiusa. Secondo me sì. Vedi qua che stanno diventando sempre più tecnologici. Siamo dentro il lighthouse. No, è chiusa. Qua siamo dentro il lighthouse, eh. Guarda. Dobbiamo trovare un modo. Siamo quasi dentro. Siamo quasi dentro. Che abbiamo trovato delle pallottoline. Niente, allora ritorniamo per quella scala là. Vediamo. E sicuramente... Ok, non c'è nessuno.
Oh, che bello! 100 di armatura e 100 di vita. Cioè, veramente. E quanto ci scommetti che adesso qua ci saranno 80 miliardi di nemici? Guarda, già subito a puntare. Già subito a puntare. Cazzo, togliti dalla scala. Ho sentito parlare, ma... Ho visto... Ok, c'è uno lì. E vaffangala. No! Ok, le ringhiere... Non sono solide, almeno per quanto riguarda i proiettili. E ciò può essere un vantaggio barra svantaggio. Perché pure i nemici ti possono colpire così. Ok, allora. E sono ancora a 100 di vita e 100 di armatura. Veramente, sembra un miracolo. Penso che devo salire per di qua. Qua c'è una porta. Oh. Ah, ma guarda dove siamo. Quanto ci scommetti che c'è uno qua dietro? Ho visto una canna di un fucile, giuro. Che mi è apparsa lì. No, cazzo, c'ho le allucinazioni davvero. Cos'è qua? Beh, fermi. Cos'è qua? Allora, qua c'è un kit medico di kit gigante, vabbè. Perché qua è tutto crollato? Ma che... Ah, ho preso la scala al contrario. No! Sono caduto! Io ho sempre paura che spawni qualcuno. Ho sempre una paura che... Non vi dico. Mo qua? Ah, c'è un'altra corazza là. Corazza e... vabbè, l'M4. Ah, Arms Tech. Vabbè. E qua? Ah, qua tra l'altro non mi si è ancora aggiornato l'obiettivo della missione. Che mi devo buttare qua dentro? Veramente? Ah, ma... Che diavoleria di posto è questo? Sì, due. Senti, utilizziamo l'M4. Ma cos'è? Dove ci stiamo infiltrando? Si intravede qualcosa, c'è il pavimento rotto, non...
Non so cos'è un tubon. Ma che ca... Guarda, c'è proprio glitchato male. Ma che cacchio succede? Sbaglio, sto sentendo dei passi. E non sono i miei. Io c'ho una caga sotto in questo momento. No, qua non si può andare. Non si può andare, c'è tipo una sorta di muro invisibile. Ecco qua per... Un colpo e via, praticamente. No! No, 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 no. Adesso per una volta sono io che vi sparo dall'alto, brutti bastardi. Ce n'è un altro. Aspetto che si avvicina. Sempre se si avvicina. Eccolo. Dai, avvicinati. Cos'hai, paura? Guardalo. Guardalo là. Non si avvicina, eh. Guardali là i piedi, guardali. Cos'è, ti devo convincere io? Ti devo convincere io, mi sa, eh. Scusa, eh. Ah, ma devo entrare qua dentro. Ma che è all'interno di una barra? Allora, se qua siamo all'interno del lighthouse, ci credo praticamente il nulla. Che strano posto. No. Ma questi sono spawnati adesso. Scusa, come fanno a essere qua? Io non li ho mica visti, non c'era nessuno. Giuro. Cosa svolazza? Allora, qua ancora non si aggiorna niente. Questo mi sembra troppo grande, secondo me c'è qualcuno. Ma che ca... Ma perché c'è una roba invisibile qui? Con un... con un medikit che si svolazza. Ma perché questo gioco è fatto malissimo? Ma che cosa? Cioè, veramente, sembra veramente fatto apposta. Cioè, proprio... Ci torniamo dopo qua. Beh, già che ci sono, mi fai esplorare questo piccolo passaggio. Cioè, poi è aperto. Porca.
Sono riusciti a prendermi lo stesso, ma... Ah, qua è tutto chiuso, tra l'altro. Police. La polizia qua. Un po' di munizioni nel caso. Fammi indovinare, questa è la stanza dove eravamo l'altra volta? Sì, è chiusa. Sì, eravamo di là poco fa. Niente, abbiamo visto tutto, no? Mi sembra. Qua non mi ricordo se l'abbiamo visto. Mi sa di sì, eh. Sì, mi sa di sì. Allora, se... Questi c'hanno il FAMAS. Andiamo per di qua. Dove andiamo? Oh! Ho visto l'ombra. E ce n'erano due. Allora che quindi smettiamo la di usare l'M4 e usiamo il FAMAS, visto che anche loro ce l'hanno. Vi ho massacrato male? Vi ho massacrato male. Qua ci sono delle porte, chiusa una e chiusa anche l'altra. Io pensavo che si scendesse. No, in realtà però praticamente è un vicolo cieco. Proviamo a salire. Altri nemici? No, perché li ho già ammazzati. Altre due porte, quindi questa è chiusa, quindi questa qua sarà chiusa? Doppiamente chiusa? Ma che... Scusa, vuol dire che c'è un'altra stanza? Che non ho visto? Mi sembra strano, mi sembra di aver esplorato tutto. 8 hours later. No, ragazzi, io non ci voglio credere. Sì, ho fatto un taglio perché praticamente ho cominciato ad andare avanti e indietro perché trovavo solamente porte chiuse e praticamente continuavo a tornare nelle stanze in cui ci sono stato e stato e tutte le porte erano chiuse. Tutte chiuse erano. Finché non ho visto che in alcune stanze, tipo questa, no, in quei magazzini con queste casse qua, ci hanno queste cose sul muro. E ho provato, non so per quale motivo, ovviamente a dargli una coltellata. Potrei anche sparargli, però non voglio sprecare munizioni. Quindi con il coltello, guarda, e guarda cosa c'è qua. Cioè, praticamente tu già dovevi sapere che tu potevi andare in giro. Ok, no, qua è chiuso. Cioè, no, questo è veramente da bastardi. Questo è veramente da bastardi, eh. E che cacchio di posto è questo? Ah, qua è pure chiuso. Qua che ho preso? Mine pack, granate pack. Anzi, grenade. Pacco di granate, un pacchetto di granate, ma sono sempre due. Boh, vabbè. Vabbè, una piccola area segreta a sto punto mi verrebbe da dire. Va bene, riutilizziamo il coltello a sto punto. Ah, tra l'altro... Non dovrebbero più apparire nemici.
Tra l'altro. Ah, qua è dove eravamo sempre prima. Proviamo per di qua. Ecco, qua non c'è in... Invece. Qua sì. Qua invece c'è. Quindi basta fare così. Allora, potete anche sparare, penso e presumo. Però come ho detto, non voglio... E taglia sta... Non voglio sprecare munizioni. Anche se in realtà potrei utilizzare la pistoletta, in realtà. Guarda, guarda quante munizioni che c'ho. Ah, qua è chiuso. Vabbè. Questa dall'altro dovrebbe essere la 1911. Qua è chiuso. Che gioco bastardo. Ecco, qua ce n'è. Bisogna fare così. Cos'è sto casino? Io sento un ca... Cos'è sto casino che sento? Che sento sbattere? No, non mi fido. Ah, non... Ah, devo stare per forza covacciato. Cos'è sto corridoio lunghissimo? Cos'è? Mi arriva l'alien? Tanto c'ho il FAMAS con il lanciagranate incorporato e c'ho ben 25 di granate, quindi non mi fai paura. Ho visto del movimento e sento dei passi, quindi... Qua ci sono nemici sicuramente. Vi odio malissimo. La cosa bella è che normalmente il FAMAS è a... Spara una raffica di tre colpi, però in questo gioco... È completamente automatico. Ma è giusta la strada? Io un attimo a fare la stessa domanda, perché non capisco se la... Cioè, presumo di sì. Presumo di sì. Presumo di sì, però ci sono... tanti bivi che ti perdi, ti fanno perdere l'orientamento. Io non so dove che sono precisamente. Sento dei passi. Porca vacca, come lo sapevo. Porca vacca. Allora, fermi. No, questo basta. Questo essere bastardi. Questo essere basta, questa me la segno, Questa me la segno. Chaser, questa me la segno. Chaser è nel senso il nome del gioco, Lo so che Chaser è anche il nome del protagonista, infatti il nome del protagonista è il nome del titolo, cioè. Fare una roba del genere? No, non lo accetto. Cioè che tu entri in una stanza e ti spawnano alle spalle. Qua c'è qualcuno sicuro. E infatti. Oh, ho sentito delle voci.
doppiamente bastardo. Cioè, sto gioco veramente ti vuole... Cioè, non è che arrivano... No, 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 proprio entri in una stanza e ti spawnano alle spalle. Proprio c'è proprio un trigger, capito? Ah, c'è una scala qua. E chi l'aveva vista? Qua c'è una porta. Ah, qua c'è un'altra seconda porta. E qua è una scala che ti riporta giù. Qual è questa dovrebbe essere la porta giusta? Questa è chiusa. Ah, e c'è un'altra porta, non l'avevo vista. Ed è chiusa, quindi l'unica porta giusta è questa qua. Cioè, guarda quanto picchi è il Famas. È OPissimo. Peccato che sia OP anche contro di te. Se lo utilizzano i nemici. Oh, ti sto sparando alle gambe. Che cazzo. Dove sono? Cos'è sto posto? Cos'è sta stanza? Cos'è sto robo? Perché ci sono 80.000 meccanismi? Ma cazzo, è un lighthouse, non un laboratorio segreto. E qua ci sono due... E qual è la strada giusta adesso? Mannaggia il Gelflin. Veramente? Beh, allora, ho pochissima armatura, quindi me la prendo volentieri. Vai, prendi. Tutto chiuso. No. Non me l'aspettavo. Dovevo aspettarmela questa. Guarda, eh. Dove sono qua? No! Cazzo, 43 di vita. Ah, un medikit, vabbè. Allora, se i nemici mi sono spawnati qua e c'è una porta, mi verrebbe da dire che là è la strada giusta, quindi proviamo a scendere prima. Ora qui sicuramente siamo dentro al lighthouse, cioè penso e presumo. Ma ci sono i nemici qua? Comunque io resto pronto, sto puntando precisamente da dove sbucano, quindi Se vengono fuori, io sono già pronto a sparare. Sono già puntato come una torretta. Beh, i nemici? Dove sono i nemici? Ma che sia... Ma cos'è il sottoscala questo? Ma che bruttume!
Cos'è sto robo? Cos'è una prigione? Che cacchio è? Allora, qui dovremmo essere dentro al lighthouse. E perché... perché però qua non mi ha aggiornato? Ma perché sto gioco è fatto così male? Non ti aggiorna gli obiettivi? Cioè, penso di essere dentro. Anche perché qua c'è... è tutta ovale, si continua a salire a cerchio, se non è un lighthouse questo. Poi tra l'altro da notare la porta che è tipo sollevata. Cioè che devi per forza saltare, quando sei qua devi saltare giù perché è più in alto rispetto al pavimento, proprio. Complimenti davvero all'architetto. Sono rimasto zitto perché ho sentito i passi. Mannaggia il Gelflin. Ce n'è un altro ancora. Senti, senti. Ce ne sono altri? È meglio non correre in realtà. Porco serio! Discorsi iniziali. Ricarica. L'intero faro deve essere libero. Completamente libero, nemmeno un singolo nemico ci deve stare. Con 32 di armatura e 6 di vita ho completamente liberato la lighthouse. Non penso che... vabbè, sì. Ok, libero. Sto coso non ho ancora capito cos'è, comunque. Comunque proviamo a ritornare là sopra. C'è la... stanza lì che non ho ben capito. Proviamo a ritornare là, magari ho perso qualcosa, perché sono entrato lì. No, effettivamente non ho fatto niente, perché appena sono entrato lì dentro io ho raccolto un po' di munizioni, ecco. Praticamente ho cominciato a sentire un rumore di passi allucinante. Tra l'altro, ah, sta porta è chiusa. È chiusa. E qua cazzo non mi aggiorna i goals. Ma che... posso interagire sto coso? Cosa ho fatto? Cosa ho attivato? Ah, guarda dov'era il medikit. Maledetto il Gelflin. E ora? Cos'è, mi sbucano altri nemici ora? Non ho... cosa devo fare ora? Il gioco non mi dice un cazzo. Do un'ultima ricontrollata e poi tornerò indietro. Che cacchio ti devo dire? Il gioco non mi aggiorna gli obiettivi. Perché è fatto bene. Allora, questo è l'ingresso.
Il sottoscala, che cacchio ci vuoi trovare? Non c'è niente qua. Un sottoscala brutto. Ma che cosa? Sei serio? No, aspetta. Ma guarda quanto è fatto male. No, io voglio capire prima di entrare dentro, sai com'è? Ah, così finisce? Ok, è la seconda parte del livello del Lighthouse, ma lo affronteremo nel prossimo episodio. Per cui, ragazzi, direi che per questo episodio di Chaser direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete iscritti al canale iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.